Mentre si sta svolgendo il Consiglio Comunale, in cui si parlerà anche di Fincantieri, della occupazione cominciata oggi, siamo a Fincantieri con l'RSU che in questo momento sta occupando la fabbrica. Quali sono il vostro pensiero, le vostre sensazioni in questo momento? Ma le nostre sensazioni sono bruttissime perché, che mi ricordo, io 9 anni che sono in consiglio di fabbrica, questa azienda qua in qualche modo non ha mai rinnegato, tradito o non pagato qualcosa che avevamo concordato in un contratto, in un integrativo. Questa scelta qua aziendale io credo che non sia frutto solo meramente della prestazione, ma sia una scelta politica. È molto strano appunto che ci sono questi 3 cantieri che sono cosiddetti lumache rispetto agli altri. Io non credo, perché appunto dico, questo a parere mio personale, ci lavoro da una decina d'anni e vedo che anzi la produzione e la produttività è aumentata, quindi sono rimasto anch'io in qualche modo così allibito e non so perché ci sia stata questa scelta. Devo dire che i lavoratori, la stragrande maggioranza dei lavoratori del cantiere non è ancora informata, non è ancora informata perché noi questa informazione ufficiale l'abbiamo ricevuta molto tardi. Quindi i lavoratori che sono con noi adesso a occupare la sala della direzione sono quelli, diciamo, del secondo turno, che è un turno minoritario come numero di persone. È chiaro che domani mattina la protesta continuerà e ci sarà anche la necessità di fare un'assemblea per informare più completamente tutti i lavoratori del cantiere. L'assemblea che verosimilmente si terrà domani mattina appunto intorno alle 9 e direi che festeggiare il Natale così non era forse neanche preventivabile, no? No, sicuramente, questo non l'aspettavamo davvero. Domani faremo un'ora, 2 ore di sciopero e spiegheremo ai lavoratori questa condizione. Ecco. Chiaramente noi vogliamo questi 750 euro che sono frutto del premio di efficienza. E i nostri lavoratori, tutto il cantiere ha lavorato per guadagnare questo premio. Basta fare un giro in cantiere, abbiamo le officine piene di lavoro, abbiamo le nostre banchine con 6 navi in costruzione, quindi il cantiere parla da solo, ecco. Quindi come Wilm, come RSU Unitaria del Cantiere, noi vogliamo con forza questi 750 euro come premio di efficienza perché i lavoratori se lo sono guadagnato. Ecco. Stride la scelta di lasciare Spezia un po' ultima ruota del carro, mi state dicendo appunto che la produttività non era mai mancata. Quale secondo voi il motivo allora di questa scelta? Fa pensare a situazioni molto più gravi. Ma sicuramente si può parlare di una scelta politica, perché come dicevano prima i miei colleghi, il cantiere e i lavoratori hanno dimostrato nelle varie consegne, nelle varie commesse, nel raggiungimento dei vari premi di programma, di garantire questa efficienza che l'azienda chiede. Quindi noi rimaniamo allibiti al fatto che un cantiere come Muggiano, che poi lavora in sinergia con un altro cantiere del reparto militare, sia escluso da questo premio, che ricordiamo doveva portare l'80% del totale dei 750 entro il mese di dicembre, per poi andare a completare il suo corso col mese di gennaio. Noi quindi chiediamo con forza sia agli organi nazionali che intervengano assolutamente per far sì che questo premio venga erogato, perché il contratto che abbiamo firmato il 1º aprile recita chiaramente la frase che dice: trovata la piena disponibilità al raggiungimento dell'obiettivo, indipendentemente dal punteggio della scala raggiunto, l'azienda si doveva impegnare e si è impegnata a erogare il massimo della scala semestrale. Quindi quello che rivendica questa RSU, perché la disponibilità c'è stata, è stata dimostrata, e quindi a oggi non capiamo come mai l'azienda abbia deciso di giocarci questo brutto tiro, oltretutto a un periodo così breve dalla scadenza del periodo semestrale. Per concludere, ora l'obiettivo è quello di avere risposte certe in pochi giorni. Sarà possibile, secondo voi, visto anche la mole di questa grande azienda? Ma io non sono convinto che avremo risposte certe. Cioè, chiaramente me lo auguro. Immagino che dovremmo ricorrere ad altro. Io non escluderei anche un'azione legale, perché c'è un integrativo che parla chiaro. Quindi,
come si dice, lo scritto rimane e le parole volano. L'unica cosa, e veramente faccio l'ultimo commento, non capisco se è un atto sbagliato o se è un atto di stupidità, perché non credo, dico stupidità dal punto di vista manageriale, perché non credo che da domani i lavoratori, soprattutto coloro che, come hanno detto anche i miei colleghi, insomma, a lavorare in cantiere non è lavorare in una farmacia, ecco, è un ambiente difficile, è un ambiente pericoloso, è un ambiente in cui si è soggetti anche a un deterioramento fisico. Insomma, dire a tutti che non sono stati bravi, che non sono stati efficienti, le navi continuano a uscire, sarà difficile, ecco, che questi lavoratori domani passeranno un Natale sia più tranquillo dal punto di vista economico, ma soprattutto anche dal punto di vista morale. L'occupazione continuerà dunque? Adesso vediamo, domani c'è un'assemblea, a noi queste cose qua ci piace deciderle insieme ai lavoratori, ci piace insomma scegliere quello che sono le migliori cose per arrivare una buona soluzione del problema. Grazie. Prego.